Ehi, iscriviti al canale, che devo aspettare? Ciao, iscriviti, uffa! Buongiorno, buongiorno miei piccoli lettori di fumetti. Sono qui dopo un bel po' di tempo, devo dire, che non faccio video. E oggi tuttavia ho deciso di fare un nuovo video acquisti. In realtà nei mesi scorsi comunque ho continuato a comprare le testate che seguo, i manga, queste cose qui, però diciamo che non è che fossi particolarmente ispirata. Oggi invece sono ispirata nel farvi vedere i nuovi acquisti soprattutto nei mesi di giugno e luglio. Ecco, diciamo che ho accumulato un po' di cose per farvi vedere le ultime uscite che ho recuperato. E tuttavia, prima di iniziare, vi invito ad iscrivervi al canale se i nostri video vi piacciono, di attivare le notifiche con la campanellina così da venire notificati ogni qualvolta un nuovo video verrà caricato. E vi invito a seguirci anche sugli altri social, sulla pagina Facebook e sull'account Instagram. A volte sull'account Instagram ogni tanto vengono caricati dei video brevi che praticamente non inseriamo qui su YouTube. Quindi, allora, detto questo, cominciamo un po' con gli ultimi acquisti degli ultimi mesi. Allora, proseguono i miei acquisti della serie, del nuovo remake a fumetti di Buffy the Vampire Slayer. Qui possiamo vedere praticamente il volume 11. Questa è in pratica la copertina regular, perché come al solito la Salda Press stava facendo per quasi tutte le uscite di Buffy, praticamente ogni volume sta facendo uscire sia in versione regular che in versione variant. E questo volume 11, che si chiama Un Nuovo Universo, io devo dire che sono un po' indietro con la lettura, cioè devo recuperare anche qualcuno dei volumi precedenti. Però devo dire che comunque, ecco, la copertina è ben fatta, mi piace molto. Soprattutto i volti di Willow, di Xander e di Giles li trovo molto somiglianti. Quello di, in questo caso, di Buffy un pochino meno, però di solito comunque ci sono delle copertine molto belle. Unica nota dolente è che è aumentato il costo, 22 per la versione regular, perché prima era. Inizialmente mi pare che fosse forse 19 la regular, poi è diventato 19,90, poi mi pa no, 19,90 all'inizio la versione regular, poi è diventata, mi sembra, 21, adesso è diventata 22, ma d'altra parte è aumentato un po' tutto, aumentando i costi della carta e tutto quanto. Questo ovviamente ne hanno risentito anche questi volumi, come stanno facendo menti un po' in tutte le case editrici, quindi non mi stupisce. E questa è la versione variant. Molto bella, devo dire, molto d'impatto. Mi piace molto questa copertina in cui si vede Willow di spalle, cioè credo quantomeno che sia Willow, sembra proprio lei, anche se vedo che ha due paletti in mano, però sì, secondo me è Willow. Le variant sono aumentate, anche queste, e adesso costano 24. Prima mi sembra che fosse inizialmente su 19,90 la regular e 21 la variant, una cosa del genere, proprio all'inizio, quando, ecco, Buffy è cominciato, quando è iniziato a uscire dal primo volume. Tuttavia, appunto, come vi ho detto, ci sono stati aumenti un po' ovunque, quindi non mi stupisce che anche la Salda Press in qualche modo si stia adeguando. E devo dire però, ecco, una cosa che ci tengo a dire è che i volumi della Salda Press sono molto curati e anche molto resistenti, perché queste copertine fatte qui, vedete, sì, c'è sempre la parte, insomma, nei cartonati ovviamente gli angoletti sono le parti che si rovinano un po' di più, tendono a rovinarsi se subiscono degli urti e cose del genere, però la Salda Press devo dire che fa sempre dei volumi abbastanza resistenti ed è molto difficile che si rovinino, cioè prendendo degli urti leggeri comunque di solito questo tipo di cartonati non si rovinano, ce ne sono altri tipi che praticamente poi diventano, si abbozzano subito, e questi no. Tra l'altro anche, se vedete, ecco, forse con la luce riesco a farvelo vedere qui, con la luce che si riflette, la scritta è leggermente in rilievo ed è liscia, e anche la figura qui di Willow è fatta praticamente leggermente in rilievo. Se vedete, è un tipo di carta qui lucida, la figura di Willow è fatta in carta lucida che riflette, vedete, il resto no, il resto è cartoncino normale solito. E quindi no, comunque sono molto curati, devo dire, quindi ecco, non è che mi pesi più di tanto l'aumento di questo tipo di cartonati, perché comunque sono fatti molto bene come qualità, sia qualità della carta che
il modo in cui sono rilegati, in cui è fatta la copertina, eccetera, eccetera. Altra cosa che ho recuperato è questa variant di Batman. Io non, di base non lo leggo, però ogni tanto qualche edizione particolare, qualche variant la recupero perché è molto bella. Anche qua, come potete vedere, la Panini ha fatto questa copertina con dei particolari, diciamo, in rilievo, che riflettono anche un po' la luce, Batman e Robin. E questo praticamente è il numero 2 di Batman vs Robin Lazarus Planet, edizione variant. Poi, prima di farvi vedere quello che c'è qui, che potete vedere in questo momento ripreso dalla fotocamera, vi faccio vedere, ecco, questa rivista Anime Dossier. Io Anime Cult di base non lo compro, però ogni tanto quando c'è qualche cosa particolare, ad esempio ho comprato il numero, quello legato alle di Oscar, dove c'era tutto un approfondimento sulle di Oscar. Questo invece è un Anime Dossier, un numero speciale che approfondisce Sailor Moon e delle altre magiche combattenti che vediamo qui, qui sotto. Ad esempio abbiamo Rayearth, abbiamo Sakura, abbiamo Wedding Peach, eccetera eccetera. E quindi questo comunque mi sembra interessante, l'ho preso perché approfondisce Sailor Moon, è una serie praticamente alla quale sono molto legata fin da quando ero ragazzina, quindi mi interessava e l'ho preso. Poi, allora, possiamo vedere anche volume 4 di Nero, uscito a fine giugno, dei fratelli Mammucari. In questo caso questo volume contiene praticamente anche i disegni di Milano Mammucari, perché il primo volume aveva i suoi disegni, il secondo e il terzo c'erano ai disegni altri disegnatori, peraltro molto bravi, però adesso nel quarto è tornato di nuovo lui ai disegni. E questa è praticamente l'edizione variant di Ombre e di Sussurri. Le edizioni variant di Nero si differenziano, a parte per la copertina che è differente, però non c'è scritto di solito regular e variant dietro, però si vede perché la scritta è oro. Nella variant il titolo è scritto in oro, negli altri nelle regular è scritto in azzurro. E la variant contiene anche la stampa. Contiene anche la stampa, come è stato per le altre uscite. La stampa che raffigura la copertina regular. Cioè, in tutte le variant di Nero uscite fino adesso c'era una stampa che conteneva praticamente la versione regular della copertina. Così praticamente ci sono tutte e due le copertine in un unico volume, in pratica. E poi sono stata alla presentazione appunto del volume 4 presso Games Academy Roma, quindi posso anche farvi vedere la dedica e lo sketch fatti dai fratelli Mammucari. Qui c'è la dedica di Matteo a Giulia, che sa svincolarsi dalle ombre più cupe e conquistarsi uno spazio strappato al mattino. E poi c'è lo sketch di Emiliano Mammucari, dove praticamente mi ha fatto lo sketch di Nero, eccolo qua, a tutta pagina, quindi anche uno sketch bello grande. E niente, essendoci stata questa presentazione, sono andata perché mi sembrava un'ottima occasione per recuperare la versione variant, visto che appunto c'erano anche i due creatori della serie. Poi, allora, passiamo finalmente a queste due chicche, i libri illustrati di Paolo Barbieri. Paolo Barbieri, come saprete, sta ripubblicando praticamente i libri che erano già usciti per Mondadori in passato, molti anni fa. Sono esauriti, la maggior parte di loro per Mondadori è esaurita ufficialmente, quindi praticamente li sta ristampando adesso in versione ampliata con Sergio Bonelli editore. E adesso quest'estate è stato il turno, dopo praticamente l'inverno scorso, nel corso del quale era uscita praticamente la nuova versione di Fiabe Immortali, adesso è il turno dell'Apocalisse. Qua possiamo vedere il Cavaliere dell'Apocalisse bianco, e questa praticamente è la versione regular del volume. Io ho anche quello di Mondadori, questo devo ancora sfogliarlo bene, però quello di Mondadori diciamo che è un po' più sottile, sia perché la Sergio Bonelli sta stampando su una carta ancora più spessa, cioè già insomma le edizioni Mondadori erano delle belle edizioni, però la Bonelli sta stampando su una carta un po' più spessa, e poi ci sono anche delle pagine extra, perché ogni volta che la Bonelli sta facendo una riedizione di Paolo Barbieri, l'artista ovviamente diciamo che integra il lavoro che ha già fatto nell'edizione precedente con delle nuove illustrazioni, insomma, per rendere un po' più ricco e anche
per invogliare le persone come me, che ad esempio hanno tutte le edizioni Mondadori, a comprare anche le edizioni Bonelli. Io adoro le illustrazioni di Paolo Barbieri e quindi non ho potuto fare a meno di recuperare anche le riedizioni di Bonelli. E questa è la copertina variant con il Cavaliere Rosso. All'interno praticamente anche qui la Bonelli, come fa spesso per i suoi volumi variant da libreria, ha incluso una stampa. Di solito, ecco, in Fiabe Immortali aveva incluso una stampa, cioè c'era la variant praticamente con la copertina che raffigurava la sirenetta, e ha incluso la stampa che raffigurava la copertina regular dove c'era Rapunzel, se non ricordo male. E invece in questo caso stavolta hanno fatto una stampa totalmente diversa dalla copertina regular o da qualsiasi altra copertina. L'hanno fatta questa volta, diciamo, in bianco e nero, però è comunque molto bella. E questa è inclusa solo nella copertina variant, che è quella del Cavaliere Rosso. Vorrei anche farvi vedere qualche illustrazione interna, ma poi verrebbe un video veramente troppo lungo. Magari posso farvene vedere, giusto, se riesco a trovare qualcosa, ecco, posso farvene vedere una al volo. Vediamo un po', giusto per farvi vedere un po' anche il lavoro di questo illustratore, che molti di voi sicuramente conosceranno, avendo fatto dei lavori, visto che comunque ha ricominciato a ripubblicare i suoi libri con la Bonelli. Insomma, vale la pena secondo me recuperarli, perché è un illustratore fantasy che è veramente veramente bravo. Ha già fatto L'Inferno di Dante, Fiabe Immortali, Favole degli Dei, insomma lavora anche su illustrazioni fantasy e mitologiche spesso e volentieri. Quindi guardate questa, che bella, non so se riesco a farvela vedere tutta, vediamo, ecco, forse passando il volume così. Guardate che spettacolo. Qui nell'altra pagina invece si vedono i draghi. Adesso vi faccio vedere. Guardate che bello. Ecco. Quindi vi invito, insomma, a recuperare qualcuno dei suoi lavori, perché è veramente veramente bravo. Adesso niente, concludo il video praticamente con due cose che ho recuperato. Una che non è uscita da poco, che è il catalogo di Zero Calcare della mostra intitolata Dopo il botto, che si è tenuta a Milano fra dicembre dell'anno scorso, dicembre 2022 e aprile di quest'anno. Sono stata alla mostra i primi di gennaio di quest'anno, però il catalogo ancora non era uscito, è uscito poi subito dopo che credo che sia uscito intorno a fine febbraio, inizio marzo, non ricordo bene. Dovevo ancora recuperarlo, l'ho recuperato adesso, perché comunque ci tenevo. In generale ci tengo a recuperare i volumi di Zero Calcare. Poi questa mostra, insomma, ci sono anche stata, solo che quando ci sono stata, appunto, il catalogo ancora non era uscito e non era quindi disponibile all'acquisto. E poi ultima cosa che volevo farvi vedere prima di chiudere il video è questo, che non è esattamente un acquisto, è un regalo al quale tengo molto. Quindi volevo farvelo vedere, visto che è stato da poco il mio compleanno, mi è stato regalato l'Animation Artbook di Zero Calcare, visto che è uscito da poco, ed è praticamente ripercorre un po' tutta la storia e la lavorazione delle serie Netflix di Zero Calcare, quindi dell'ultima, Questo mondo non mi renderà cattivo, ma anche della precedente, Strappare lungo i bordi. Questo libro racchiude un po' tutte gli anni, diciamo, di lavorazione della serie, quindi tutto il processo creativo e un po' anche il processo di animazione. E quindi vi consiglio caldamente di recuperarlo se siete appassionati delle serie di Zero Calcare, anche se magari non leggete diciamo di base i suoi fumetti, però siete appassionati, avete apprezzato le serie Netflix, comunque è un libro molto interessante da avere. E niente, praticamente lo faccio vedere perché è un regalo che ho ricevuto al compleanno, al quale tengo molto e volevo condividerlo con voi. E niente, diciamo che allora, se questo video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale e attivate anche le notifiche, e per il resto ci vediamo alla prossima, quando farò praticamente qualche altro video acquisti, o magari quando mi sentirò di parlare di qualche altra cosa in particolare, qualche uscita particolare relativa ai fumetti, eccetera eccetera. Ci vediamo alla prossima e mi raccomando, vi consiglio molto questo libro. Bye bye, ciao ciao.